Buonasera a tutti, sono Luigi Onaracus e preferite, bentornati su Dragon Ball Dokkan Battle, versione Giappa e Global, con le analisi di Super Dragon Ball Heroes. Il prossimo PG che andremo ad analizzare in questa epopea infinita, malvagia, oscura, proveniente dai più nefasti posti dell'umanità, è uno dei miei preferiti, ovvero Rubelu, come cavolo si chiama. PG che ha avuto la sfortuna di essere nata come SSR, che non aveva all'epoca ancora un suo significato, che però con il tour lo ha guadagnato, direi anche bella prepotente. Ma andiamo con ordine a vedere che cosa porta questo PG a essere decisamente un ottimo tour, di cui aspetto con ansia l'eventuale esata un po' di tempo. Allora, statistiche, mettiamolo qua, 11.102 HP, 11.221 attacco e 6.958 di difesa da Ability Tree, per leader Heroes, 3K e 150%. Va bene, direi, decisamente ok. Attacco difesa più 100%. 100% attacco difesa quando attacca, più 200% attacco se il nemico è stilato. Cambia le orb di un colore randomico in rainbow, 50% di evasione, 10% di difesa e 5% di recovery per ogni orb rainbow, e se ci sono altri Dragon Ball Heroes nel turno, 70% di vedere dove lancia lo stesso avversario. Ragazzi, abbiamo davanti un signor personaggio, sinceramente. Questa è tanta roba. Questa è sinceramente tanta bella roba. Forte, pesantemente forte, davvero. Capace di far molto male, molto male. Ma davvero molto male. E ragazzi, l'ho visto arrivare a degli ottimi valori, anche perché parliamo di un 700% attacco con distillato. È naturale. Io l'ho provata in Redon prevalentemente. In Road è fantastica, aumenta di molto attacco e difesa per un turno, la specie dello Sila anche. E in Road, dove ottiene il massimo, come già abbiamo visto in realtà prevalentemente con tanti altri PG in queste batch. Quindi non è il primo PG a cui dico, ah no, cavolo, sai, è forte soprattutto in questo e in quell'altro, ok? Però fidatevi che, a differenza di altri, lei può dire davvero la sua praticamente in ogni versione. Può farcela tranquillamente perché arriva a ottimi valori difensivi, soprattutto grazie al 50% di Eva, che sì. Lo sappiamo tutti come funziona, dovete comunque sculare. Funziona così la vita, purtroppo, se non sculate non ci fate. Però si può far poco a quel punto, il gioco si svolge così. Se il gioco si svolge così dovete andare al 50%. Non per questo, però, non è utilizzabile in più modi. Io mi sono trovato davvero bene con lei, sinceramente, mi sono anche divertito, ho fatto diverse red zone in maniera molto efficace. È naturale, il principale fattore positivo è che te puoi vedere la special. Potendo vedere la special avversaria, puoi giostrarti come vuoi. È un PG che non deve giocare obbligatoriamente in turnazione, minchia con molti PG di Biros, e la giochi più o meno come preferisci, nel senso, puoi giocarla come PG principale della tua turnazione, puoi giocarla floater, puoi giocarla in 1001 modi diversi. Non c'hai un obbligo di giocarla in un determinato passaggio, in un determinato modo. Puoi giocarla in 1001 modi diversi. E in ogni modo in cui la giochi comunque riuscirai a massimizzarne l'utilità. È davvero non l'unit migliore del mondo, per carità.
ha comunque diversi deficit. Il primo si basa molto sul caso per riuscire a evadere, non è affidabile al 100%, i danni se il nemico non è stilato non sono il massimo e non ha la difesa e non ha guardia né nemmeno d'azzo. Però fidatevi, è un PG che funziona e di sicuro vi darà comunque degli ottimi. Vi darà dell'ottimo. Mi scappa la parola dannazione. Vi aiuterà parecchio, diciamo così, vi aiuterà parecchio. E funzionerà più che bene in praticamente ogni situazione in cui finirete per giocarla. Questo fidatevi. Quindi davvero ottima. Davvero, davvero ottima. Per il resto, buildatela full critico, almeno la mia l'ho buildata full critico, ma era già buildata full critico, non l'ho cambiata, funziona davvero bene. Ditemi voi cosa ne pensate, perché questi sono i tour portati bene, non come altri, però ci sta che non tutte le unioni possono essere. Quindi. Di base l'ho fatto molto meglio gli extinti, diciamola molto chiaramente, l'ho fatto molto meglio gli extinti.